Sintesi della prima lezione del 7 marzo 2016, corso di storia della filosofia. Allora, abbiamo affrontato la scorsa settimana i primi 17 articoli delle passioni dell'anima, cominciando a delineare alcune delle questioni che poi verranno ulteriormente trattate. Ci siamo soffermati anzitutto su ciò che distingue l'anima dal corpo, meglio ancora, su ciò che è proprio del corpo, quelli che sono, quali sono le peculiarità che caratterizzano la concezione del corpo in Descartes e come questo sia essenziale per comprendere davvero la specificità delle passioni dell'anima. Soprattutto abbiamo terminato, e voglio riprendere, da una riflessione che si trova in qualche modo nell'articolo 16 e che è la specificità di questo primo momento nello pre-cartesiano, cioè il fatto che tutte le membra possono essere mosse dagli oggetti dei sensi e dagli spiriti senza il concorso dell'anima. Gli spiriti animali e l'interpretazione che Descartes dà nel meccanismo, nel funzionamento del corpo, di per sé sono sufficienti per spiegare tutti i movimenti delle membra, in realtà tutti i movimenti dei corpi viventi, dei corpi animati. A questo punto, Descartes, in articolo 17, passa a individuare le funzioni dell'anima. E in maniera decisamente cristallina e apodittica afferma che è facile comprendere che dopo aver esaminato tutte le funzioni che appartengono esclusivamente al corpo, non resta niente in noi che dobbiamo attribuire alla nostra anima ad eccezione dei nostri pensieri. Attenzione però, i nostri pensieri sono di due tipi. Gli uni sono le azioni dell'anima, gli altri sono le passioni. Quelle che Descartes chiama azioni sono i nostri atti volontari. Perché, dice Descartes, noi sperimentiamo che vengono direttamente dalla nostra anima e sembrano dipendere solo da questa. Mentre, al contrario, si possono generalmente definire sue passioni tutti i tipi di percezioni o conoscenze che si trovano in noi, perché spesso non è la nostra anima che le fa tali quali sono, e le riceve sempre dalle cose che sono rappresentate da esse. Questa distinzione delle funzioni dell'anima sarà ulteriormente poi sviluppata. Però, prima di inoltrarci nelle specificità di questa distinzione, approcciando l'articolo 18 dedicato alla volontà, Descartes di nuovo insiste su una bipartizione. I nostri atti volontari sono di due tipi, sono di due specie. Gli uni sono azioni dell'anima, che hanno termine nell'anima stessa, come quando vogliamo amare Dio, o in generale quando applichiamo il nostro pensiero a qualche oggetto non materiale. Gli altri, invece, sono azioni
che hanno termine nel nostro corpo, come quando dal semplice fatto che vogliamo camminare segue che le nostre gambe si muovono. Ora, perché soffermarsi un attimo sulla volontà? Perché in qualche modo, oltre che per un ruolo specifico che avrà la volontà, che ha la volontà secondo Descartes, nell'elaborazione del tema delle passioni e un ruolo centrale della sua filosofia, mi voglio, prima di approcciare le altre questioni, riagganciare subito alla prima parte dell'opera, quando nel momento in cui Descartes ha dovuto distinguere ciò che è proprio del corpo da ciò che è proprio dell'anima, ha ricordato come uno degli errori cardine, non soltanto per quel che riguarda il tema delle passioni dell'anima, ma in fin dei conti per quel che riguarda una corretta interpretazione della res cogitans e della res extensa, è dovuto, uno degli errori cardine è che sia l'anima a dare il movimento al corpo, che movimento e calore siano dovuti essenzialmente alla presenza dell'anima nel corpo, mentre sappiamo, dice Descartes, che sono assolutamente indipendenti. Ma questo errore risale proprio al fatto che fin dall'infanzia noi percepiamo che la causa di determinati movimenti, comprendiamo, siamo consapevoli che la causa di determinati movimenti è la nostra volontà, e da qui noi estrapoliamo in qualche modo arbitrariamente che tutti i movimenti sono causati da ciò che noi conosciamo attraverso la volontà. Perché in fin dei conti la volontà è una delle proprietà essenziali dell'anima. Quindi c'è un doppio passaggio. Dal fatto che noi facciamo determinati movimenti perché sono movimenti dettati dalla nostra volontà, e dal fatto che la volontà è una delle proprietà dell'anima, deduciamo che tutti i movimenti sono determinati dall'anima. Questa è essenzialmente una nuova formulazione di quello che è l'errore capitale, secondo Descartes, in tutti i processi di conoscenza, e che Descartes aveva affrontato fin dai tempi della sua giovinezza nelle regole ad direzione Mingeni, dove nella regola prima, che recita nel titolo «Il fine degli studi deve consistere nella guida dell'intelligenza perché essa pronunci giudizi saldi e veri su tutte le cose che si presentano», quindi giudizi corretti, Descartes nota che c'è negli uomini l'abitudine, la consuetudine, e qui non possiamo di nuovo soffermarci sul tema dell'abitudine, che è un tema che acquisterà sempre più peso nelle lezioni successive. C'è negli uomini l'abitudine che ogni volta che riconoscono una certa somiglianza fra due cose, attribuiscono nei loro giudizi ad entrambi, anche in ciò in cui sono diverse, quello che hanno scoperto di vero in una delle due. Cioè, confondono arbitrariamente parte e tutto. Potremmo semplificare in questa maniera. Confondono arbitrariamente da una somiglianza che riguarda un aspetto delle cose
con la somiglianza che riguarda la totalità delle cose. Questo è l'errore che fa sì che l'uomo confonda l'anima con il principio vitale dell'organismo. La volontà, quindi, in qualche modo, è il primo momento di questa elaborazione, perché in qualche misura è la causa scatenante dell'errore, la cattiva comprensione della distinzione essenziale di questi due tipi di azioni. Allora, ricapitolando, riprendendo adesso l'articolo 18, ci sono due tipi di atti che sono causati, che possiamo definire volontari. Gli uni sono azioni dell'anima che terminano nell'anima stessa, amare Dio, o in generale, ripeto, applicare il nostro pensiero a qualche oggetto non materiale, i problemi della matematica, ad esempio. Gli altri sono azioni che hanno termine nel nostro corpo, dal fatto che desidero camminare, io comincio a muovere le gambe, dal fatto che desidero mangiare, faccio una serie di movimenti. Nell'articolo 19 poi si passa alla percezione e di nuovo abbiamo una distinzione di due tipi. In due tipi ci sono le percezioni che hanno come causa l'anima e le percezioni che hanno come causa il corpo. Le prime sono le percezioni dei nostri atti volontari e di tutte le immaginazioni o altri pensieri che ne dipendono. Quindi è una riflessione, potremmo dire, quasi di secondo livello. Io percepisco i miei atti volontari e tutte le immaginazioni o altri pensieri che dipendono da questi atti volontari. Infatti, dice Descartes, è certo che non sapremmo volere alcuna cosa senza renderci conto al contempo che la vogliamo. Qui Descartes sta ponendo una questione essenziale. La consapevolezza di ciò che vogliamo è inscindibile, per quel che riguarda le percezioni degli atti volontari che hanno come causa l'anima, la consapevolezza, il fatto di volere qualcosa, è inscindibile dal volere questo qualcosa. In questo modo, in questo primo tipo di percezione, azione e passione vengono a coincidere doppiamente. Perché, dice Cartesio, che benché riguarda la nostra anima, volere qualcosa costituisca un'azione, allo stesso modo possiamo dire che in essa è anche una passione accorgersi che vuole questo qualcosa. Tuttavia, visto che questa percezione e questa volontà non sono in realtà che una stessa cosa, la denominazione si attribuisce sempre da ciò che è più elevato. Così non si è soliti definirle passione, ma solo azione. Questo però riguarda soltanto le percezioni che hanno come causa l'anima. Nel momento in cui, infatti, la nostra anima si applica a immaginare qualcosa che non esiste, come ad esempio a rappresentarsi un palazzo incantato o una chimera, oppure semplicemente si applica a considerare qualcosa che è solamente intelligibile e non immaginabile. Cartesio dice, per esempio, a considerare la propria natura. Allora, le percezioni che l'anima ha di tali cose dipendono principalmente dalla volontà che fa sì che essa le percepisca. Per questo motivo si è soliti considerarle come azioni piuttosto che come passioni. Cioè, il fatto che le si consideri dal punto di vista delle azioni
non delle passioni, è dovuta al fatto che ogni immaginazione, che presuppone sicuramente un movimento degli spiriti del cervello, però è in questo caso, nell'articolo 20, un'immaginazione che si applica soltanto all'interno dell'anima e che non ha nulla a che fare ancora con il corpo. Il passaggio dalle immaginazioni e altri pensieri che sono formati dall'anima alle immaginazioni che hanno causa unicamente nel corpo avviene nell'articolo 21, dove si ricorda che fra le percezioni che sono causate dal corpo, la maggioranza di queste dipendono dai nervi, però ve ne sono alcune che non ne dipendono affatto e che si chiamano immaginazioni, esattamente come quelle trattate nell'articolo precedente che dipendono soltanto dall'anima, ma che ne differiscono nel senso che la nostra volontà non contribuisce a formarle. Cioè le immaginazioni che hanno come causa il corpo ed unicamente il corpo non sono formate dall'anima e per questo motivo non possono essere definite come azioni dell'anima. Queste immaginazioni derivano solo dal fatto che, essendo gli spiriti diversamente agitati, gli spiriti animali, e incontrando nel cervello le tracce di diverse impressioni precedenti, lo attraversano passando casualmente attraverso certi pori, piuttosto che attraverso altri. In questo modo le illusioni dei nostri sogni, anche le fantasie che spesso abbiamo da svegli, quando il nostro pensiero vaga, privo di interesse, senza applicarsi a niente di proprio, sono spiegabili in questi termini, dal movimento meccanico ripetuto degli spiriti animali. La differenza che vi è tra le altre percezioni è che giungono all'anima attraverso i nervi, ma alcune noi le riferiamo agli oggetti esterni che colpiscono i nostri sensi. Le altre al nostro corpo o a qualcuna delle sue parti e infine le rimanenti alla nostra anima. Questa è la totalità delle possibili percezioni, oggetti che sono fuori di noi, percezioni che si riferiscono al nostro corpo, percezioni che si riferiscono alla nostra anima. E queste sono, da Descartes, negli articoli 23, 24 e 25, articolate ulteriormente. Le percezioni che riferiamo alle cose che si trovano fuori di noi, cioè agli oggetti dei nostri sensi, sono causate, dice Descartes, da quegli oggetti che, eccitando alcuni movimenti negli organi dei sensi esterni, eccitano anche nel cervello tramite i nervi, in qualche modo, la percezione. Così quando vediamo la luce di una fiaccola e sentiamo il suono di una campana, questo suono e questa luce sono due diverse azioni che, per il solo fatto di provocare due diversi movimenti in qualcuno dei nostri nervi e per mezzo di essi nel cervello, conferiscono all'anima due sentimenti diversi. Poi, le percezioni che riferiamo al nostro corpo o ad alcune delle sue parti sono quelle che abbiamo, ad esempio, riguardanti la fame, la sete o altri appetiti naturali, alle quali possiamo aggiungere il dolore, il calore e tutte le affezioni che sentiamo come nelle nostre membra e non come negli oggetti che sono fuori di noi.
Per esempio, possiamo sentire nello stesso tempo, e grazie agli stessi nervi, il freddo della nostra mano e il calore della fiamma a cui essa si avvicina, oppure il caldo della mano e il freddo dell'aria a cui si è esposta, senza che vi sia alcuna differenza fra le azioni che ci fanno sentire il caldo e il freddo che è nella nostra mano. Semplicemente noi giudichiamo che alcune di queste percezioni sono in noi e altre invece sono in oggetti fuori di noi. Infine, articolo 25, ci sono delle percezioni che riferiamo solamente all'anima. Sono quelle i cui effetti si sentono come nell'anima stessa e delle quali solitamente non si conosce nessuna causa prossima a cui si possa riferire. Tali sono. E qui Descartes è molto preciso, i sentimenti di gioia, di collera e altri simili, che a volte sono eccitati in noi dagli oggetti che muovono i nostri nervi e talvolta anche da altre cause. Ora, benché tutte le nostre percezioni, tanto quelle che riferiamo agli oggetti che sono fuori di noi, quanto quelle che riferiamo alle diverse affezioni del corpo, siano veramente passioni riguardo alla nostra anima, quando assumiamo questo termine nel suo significato più generale, tuttavia, si è soliti limitarlo a indicare soltanto quelle che si riferiscono all'anima stessa. E sono solo queste ultime che in questa sede ho intrapreso a spiegare sotto il nome di passioni dell'anima. Quindi, una volta identificate bene e distinte le percezioni che riferiamo agli oggetti che sono fuori di noi, quelle che riferiamo al nostro corpo e quelle che riferiamo alla nostra anima, possiamo correttamente comprendere che sono soltanto queste ultime quelle che propriamente si chiamano passioni dell'anima.